Streaminghini, MTIers, eccoci all'appuntamento con le anteprime di Now TV, Apple TV Plus, Rai Play e Discovery Plus di febbraio 2022. Un miscuglio incredibile, partiamo! Come promesso, un video dedicato agli altri servizi di streaming perché il mondo non è solo Netflix, Prime Video o Disney Plus. Anche se da soli sono la fetta più ampia con percentuali bulgare sulla concorrenza. Sono stati rilasciati un po' di dati da prendere con le molle comunque, ma potrebbe valere la pena di affrontare l'argomento in un prossimo video, paragonando proprio i prezzi e i servizi. Ora però arriva la prima novità. Inizio presentando un film da Now e la scelta è caduta su Pig, arrivato il 1° di febbraio. Signori miei, non metto nemmeno la locandina perché è un film con Nicola Gabbia, in americano Nicolas Cage, che fa di mestiere il cercatore di tartufi a cui rubano la scrofa che usava per la ricerca. Beh, se Sky ha solo queste esclusive, poi magari è da Oscar per la scrofa, sia chiaro. Passo alla piattaforma Apple TV Plus con la serie Suspicion disponibile da oggi. La protagonista è Uma Thurman che interpreta una ricca donna d'affari a cui rapiscono un figlio in un hotel a New York. I sospettati sono 4 cittadini britannici che dovranno quindi dimostrare la loro innocenza. Il fulcro però nella corsa contro il tempo per ritrovare il figlio e soprattutto capire se i 4 siano veramente innocenti o meno. Il cast non è male, ma dal trailer non mi ha colpito. Sempre oggi, ma su Discovery Plus, sono iniziate le Olimpiadi invernali di Pechino, con la cerimonia inaugurale finita da qualche ora. In realtà alcune competizioni di squadra erano già iniziate, comunque se volete vedere tutte le Olimpiadi l'unico modo è Eurosport, che è incluso totalmente nel pacchetto massimo. Il costo poi è tirato dietro, perché fino al 20 di febbraio sono 29,90 euro per un anno di visione di Discovery Plus e Eurosport. Dire che sia conveniente è poco, io personalmente l'ho fatto solo per queste Olimpiadi e per il resto dello sport a disposizione. Per il 14 febbraio Now ci ha riservato la sorpresa Eiffel. Si tratta di un film che vuole raccontare la storia di come sia nata l'idea e quindi il progetto di costruire probabilmente la torre più famosa del mondo, che ancora oggi è parte integrante dello skyline di Parigi. Non è però un film per ingegneri, infatti il tema fondamentale sarà la storia d'amore segreta e proibita tra Gustave e Adrienne, il tutto basato sulla ricostruzione immaginata dall'analisi di centinaia di documenti dell'epoca. Ricordiamo che sono passati ormai quasi 150 anni dall'inizio di quel progetto. Torno a parlare di Apple TV con questo scissione, previsto per il 18 di febbraio, serie con una base fantascientifica ma che è totalmente incentrata sul thriller. Gli impiegati di una società hanno deciso di accettare di farsi scindere chirurgicamente i ricordi tra vita privata e vita lavorativa. Il problema sorge quando iniziano a domandarsi per chi stiano effettivamente lavorando e cosa stiano realmente facendo. Sicuramente un'idea particolare che mi fa domandare se e come si possono davvero vivere due vite. C'è John Turturro e quindi vorrei già vederla solo per Jesus. Rimbalzo nuovamente su Now per presentare una miniserie L'Indice della Paura dal 18 febbraio con il primo dei 4 episodi. Si tratta di un film ambientato alla Wall Street svizzera di Ginevra, dove il nostro protagonista, ex scienziato del CERN, decide di massimizzare i suoi introiti sfruttando un algoritmo da lui creato per sfruttare i periodi di paura dei mercati. Basato su di un bestseller del 2011, sembra intrigante, anche perché ben presto le cose non vanno esattamente come il nostro protagonista si aspettava e scopre suo malgrado che la sua vita è in pericolo. Apro adesso l'area finale dedicata a Rai Play e inizio dai film. Il primo è Lezioni di Persiano, ma per vederlo avete tempo solo fino al 10 febbraio. Si tratta della storia di un ebreo che viene fermato durante l'occupazione francese e deportato in un campo di sterminio.
per tentare di sopravvivere, prova a convincere il direttore della struttura di essere un persiano non ebreo e gli promette di insegnargli il farsi, sogno della SS tedesca da anni. Questo però lo metterà in una brutta posizione sia con le guardie che con gli altri detenuti. Altro film da Rai Play, questa volta che si fermerà più tempo, è Seven Sister. Siamo in un futuro prossimo ma distopico ed in pieno stile fantascientifico. Visti i problemi alimentari, vengono introdotti prodotti OGM che però creano numerosi parti gemellari. Vengono quindi ibernati gli altri gemelli oltre al primo. Questa è la storia in cui Willem Dafoe impersona il padre di sette gemelle e trova un modo impossibile per farle vivere come se fossero una. Inutile dire che a un certo punto qualcosa si romperà nella loro routine. Ancora una proposta da Rai Play e questa volta è un film in due parti dedicato ad Adriano Olivetti, imprenditore visionario italiano che è riuscito a creare una Silicon Valley ante litteram da noi e a creare un polo tecnologico d'avanguardia. Il primo personal computer della storia, il P101, nasce proprio lì. Storia dedicata alla sua vita e alla sua morte avvenuta in circostanze misteriose, seguita di lì a poco da quella del suo progettista italo-cinese. Non polemizzo, ma è inutile ricordare che Romiti successivamente svendette tutto alle aziende degli USA. In quanto dubbiamente siamo arrivati alla fine di questo video, ma voglio lasciarvi un'ultima chicca. Prima però mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi e attivate la campanellina. Poi non dimenticatevi di commentare per controbattere o avvallare le mie scelte. E infine spammate nell'interrete questo mio video, farete un favore ai vostri amici stitici. Si consiglia una visione al dì. Ma adesso corriamo al bonus di visione, sempre su Rai Play, ma che avevo visto in anteprima allo scorso Far East Film Festival. È disponibile Zombie contro Zombie, un film giapponese di una truppa di filmmaker che vuole realizzare l'impossibile, un film sugli zombie in diretta TV, particolare e surreale da vedere fino alla fine. E questo è proprio tutto. Alla prossima MTIers, ciao!